Chiusa la biglietteria di Casina Cuti, non è la prima volta negli ultimi mesi e questa mattina l'azione si è ripetuta fra lo sconforto e lo scoramento dei venditori di souvenir e il disorientamento dei turisti. Questa mattina insomma c'è una novità che per voi non è certo gradevole, la biglietteria è chiusa e si è spostata all'interno del parco, esattamente come non volevate. Eh sì, questa mattina noi siamo venuti qui a lavorare trovando la biglietteria chiusa. Come già succede da tempo, l'abbiamo avuta aperta solamente ad agosto, però tempo addietro è stata chiusa, aperta a singhiozzi. All'interno del parco già esiste un'altra biglietteria, ma quando siamo stati spostati da questa parte, nell'area Casina Cuti, siamo stati spostati 12 anni fa con la promessa che ci sarebbe stata comunque sempre aperta la biglietteria, sia gruppi che singoli. Questa biglietteria è diventata solamente gruppi, fornendo anche biglietti ai singoli, però da stamattina è chiusa, senza un motivo. E man mano che i turisti arrivano qui sono disorientati o no? No, man mano i turisti arrivano qui, il problema è quando tornano dalla biglietteria, che i turisti tornano, scusate, ma allora i biglietti dove li facciamo? Siamo arrivati fin qui sotto, la biglietteria è chiusa, lo potevano dire, sono arrabbiati. Cosa significa per voi questo spostamento? Per noi è non venire a lavorare, perché venendo qui per lavorare, trovare la biglietteria chiusa, per noi è inutile alzarci la mattina, venire ad aprire, a perdere il nostro tempo. Perché la gente comunque passa, sì, ma al ritorno è infuriata perché comunque non trovando la biglietteria, il caldo perché c'è, il disservizio perché lo trovano e noi siamo solamente dei burattini messi a dare informazioni e basta. Tra l'altro insomma, c'è anche questa lunga fase di lockdown, avevate anche il riaperto, ma adesso c'è quest'ultimo problema. Da noi sì, a parte il lockdown che ci ha uccisi, questo blocco totale da marzo, che da noi si inizia a lavorare già a marzo, con le gite scolastiche, qualche gruppo, la bella stagione, sembrava che stava ricominciando, sta iniziando a venire qualche gruppo, fino a stamattina sono stati 4 pullman e la biglietteria gruppi era chiusa e quindi questi gruppi in automatico, le guide le hanno portati già all'interno. Io vorrei riuscire a capire le nostre istituzioni, i nostri politici, la nostra regione perché fa comandare così questa società privata, anche se il contratto gli è scaduto, continua a comandare. Gli hanno fatto un prolungamento perché non hanno fatto un'altra gara d'appalto. Per quale motivo? Io vorrei riuscire a capire questo. Noi siamo pronti, adesso stiamo preparando una bella denuncia alla Procura della Repubblica perché questa storia si deve finire, non ne possiamo più, siamo delle famiglie che dobbiamo lavorare. Siamo arrabbiati perché ogni anno è sempre la stessa storia, ogni 6 mesi è la stessa storia. Stamattina ci siamo alzati, siamo venuti a lavorare e abbiamo avuto la sorpresa della biglietteria chiusa con 4 autobus che sono venuti qua stamattina. Dice che la biglietteria è degli autobus qua, dei gruppi degli auto. È stata chiusa, senza dirci niente, noi siamo nessuno, in questo contesto siamo nessuno, siamo molto arrabbiati perché stanno giocando con il nostro lavoro, col travaglio, non si c'è babbia. Intorno alle 10:30, mentre stavamo girando queste riprese, è arrivata la decisione di riaprire comunque la biglietteria.